ragazzi, sono Darkest Beppe, ben ritornati sul mio canale. Oggi siamo qui ritornati finalmente dopo una settimana che non faccio un cazzo di video. Siamo qui ritornati su FIFA, vi faccio tra virgolette un aggiornamento su come si è trasformata la mia squadra, perché alla fine non si è trasformata, ho sempre tenuto la Premier League che vi avevo fatto vedere l'ultimo video, cioè la squadra perfetta per la FUT Champions, ovvero questa. E come vedete i giocatori bene o male sono sempre gli stessi, anzi sono gli stessi. Cambia il modulo, l'ho cambiato perché non so come mai dal nulla mi sono trovato davvero bene con questo modulo qui, soprattutto stando in avanti, in attacco si parla, perché attaccano in 4-5 sempre, in ogni occasione. Quando, aspetta, vi faccio vedere una cosa per farvi capire, no? Io ho giocato con questa squadra le ultime 6-7 partite e come ben vedete, ta-dan, mi sono qualificato per la weekend league di questo weekend, appunto, che io adesso sto video lo sto facendo giovedì alle 4:20. Non so quando lo vedrete, però molto probabilmente sarò già nerdando come un porco per fare una buona graduatoria, ecco, come dico io di solito, perché alla fine è tra virgolette una graduatoria, più vinci più sali. Comunque, tornando alla squadra, volevo farvi vedere una cosa che secondo me non tutti fanno, almeno credo. Allora, io ho notato una cosa, raga. Con questa squadra qui, la cosa più importante è quando si va sul 2-0, per esempio. Ah, comunque volevo farvi vedere una cosa. Non per dire, ma guardate. 298 partite, 317 gol. È un fenomeno, guarda, io ve lo consiglio, ve l'ho sempre detto e sempre ve lo dirò, perché è un fenomeno. Mi ha fatto anche gli assist, non so se avete visto anche gli assist. Comunque, continuiamo il discorso. Allora, vi consiglio di fare questa squadra, perché per il semplice fatto che, a parte che in difesa difficilmente passano proprio, ma cioè io, allora, la weekend league mi sono qualificato al primo colpo, e cioè quella dove non c'erano requisiti per partecipare. E al primo tentativo, proprio al primo tentativo, ho voluto fare il 3-5-2 così a caso, perché io mi ricordo che ai tempi di FIFA 12, FIFA 13 io giocavo soltanto col 3-5-2. Ho detto, ma sì, perché non provare a fare un tentativo con il 3-5-2. E poi, dopo che ci ho preso un po' la mano, perché ovvio la prima partita è stata un po' difficile, però vedevo che la squadra girava molto meglio con questo modulo qui, ho deciso di continuare con questo modulo qua. E vabbè, davanti con Vardy e Rooney, questa squadra è veramente una certezza. Poi soprattutto con quei tre centrali di difesa, sono veramente, ma veramente buggati come la merda. Cioè, mi trovo gente con Kroos lì, non mi ricordo come si chiama esattamente, però avete capito, Sergio Ramos, quella gente lì molto molto forte, che non riesce a tenermi un Vardy o un Origi, cioè, per farvi capire, no? Invece, per esempio, Bailly è buggatissimo. Ah, forse l'ho trovato anche nei pacchetti. Adesso vediamo un po' insieme a quanto ok, vediamo un po'. Costa intorno ai 14.000 crediti, no? Volendo riuscireste a comprarvelo bene o male tutti. Ok, Smalling riuscireste anche a comprarlo, perché costa meno di Matip. Anzi, vediamo un po' Matip quanto costa insieme. No, non si alzerà mai il prezzo di Matip, infatti si è abbassato. Però io, cioè, se avete i crediti vi consiglio di comprare questi tre. E poi, se volete un sostituto, come ho trovato nei pacchetti regalo gratis, che non posso rivendere, ho trovato Otamendi, che anche lui è un ottimo giocatore. Però per il momento mi sto trovando molto molto bene con lui. Però adesso vi faccio vedere una cosa, perché tengo Otamendi lì. Allora, stavamo dicendo, io vi parlo sempre per Weekend League, perché Weekend League e stagioni sono due cose completamente diverse. Ho notato che veramente con la Weekend League c'è uno stile di gioco e con le stagioni online c'è un altro stile di gioco. Io mi sto basando sulla Weekend League, perché io sto giocando molto alla Weekend League, sto cercando di qualificarmi, saranno due settimane che non riesco a qualificarmi. Comunque, quello che voglio dirvi, molto importante, se con questo modulo qui riuscite ad andare in vantaggio di 2-3-0, bene o male per chiudere più o meno la partita, o se siete comunque sul 2-0 e volete difendermi, non volete più rischiare di andare avanti per poi, perché alla fine, avendo tre giocatori dietro, è un po', insomma, è molto facile per l'avversario farmi gli inserimenti, perché avendo magari un 4-3-3
4-3-3, tra virgolette, 4, ovvero col trequartista dietro, quello che usavo io, attaccano con 4 giocatori e metti caso un Touré o Lallana rimangono su, sono in 4 contro 4. Però quello che voglio farvi capire ancora per l'ennesima volta è che quando andate sul 2-0 vi consiglio di mettere questo modulo qui. E ovviamente io faccio così, allora tolgo le ali, metto i terzini belli freschi, ok, allora mettiamo i terzini, qua mettiamo Walker, qua mettiamo Clichy, Yaya Touré, che se cazzo dico, ok, perfetto, in teoria io quando vado in vantaggio di 2-0 lascio sempre, metto la formazione in questa maniera qui, con gli esterni, cioè i terzini tra virgolette che sono diventati AS, AS, D, DA, come cazzo si dice, sono freschi e sono molto utili per gli esterni che ha l'avversario, che io difficilmente ho notato che qualcuno faccia i cambi nella Weekend League, soltanto quando arrivi per esempio nella, com'è che si chiama, nella graduatoria argento 1 e oro 3 mi sembra, iniziano a giocare seria, ma seriamente, perché prima giocano soltanto. Non dico che sono scarsi, però diciamo che si vince o al 45, al 45esimo se si sta vincendo 1-0 finisce 1-1 e poi automaticamente la partita finisce 2-1 per l'avversario. Anzi, se no, finisce solo sempre così e basta, perché io difficilmente quando vinco 2-0, 3-0, la maggior parte delle volte vinco. Invece quando inizio a fare 1-0, poi faccio 1-1, fa il gol 1-1 dell'avversario e poi vince 2-1 automaticamente, perciò un pochettino mi gira il cazzo. Comunque questa qui è la squadra che sto usando ultimamente per la Weekend League. Vi consiglio di usare il 3-5-2 e poi verso il 60esimo fare i cambi, anche se non si sta vincendo, fare i cambi e mettere questo modulo qui con i terzini freschi. E poi in teoria se si vuole, se si ha un attaccante buono, alla fine Batuashi, come cazzo si chiama sto babbo, io di solito faccio sempre così. Per questione che Vardy non lo toglierò mai perché è pur sempre una certezza, sotto porta non mi sbaglia mai un gol, invece Origi invece sì. E niente, questo qui è un aggiornamento che volevo farvi per la mia situazione su FIFA. Questa qui è la mia squadra, come ormai lo è da 2 mesi, credo, se non di più. E niente, ve la consiglio vivamente, vi consiglio soprattutto, anche se avete un italiano, che ne so, una Serie A, una Liga One, così vi consiglio di fare così con questo modulo. Se usate questo modulo e non l'avete mai cambiato durante il corso della partita, vi consiglio vivamente, ve lo dico, di farlo perché ne vale la pena. E niente, io spero che questo video vi sia stato utile. Se volete lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Vi lascio in descrizione la pagina Facebook, Instagram e Snapchat. Niente, ci vediamo alla prossima ed è Beppe tutto. Bella!